È il 70esimo più o meno, minuto in più, minuto in Intanto meno in esce con tutti la i canzone di Ligabue, campi. la farò sentire. Diciamo che Cesena Cittadella 0-1, Empoli Parma 3-0, Entella Pescara 0-0, Foggia Carpi 3-0, Novara Spezia 1-1, Perugia Palermo 0-0, Salernitana Provercelli 0-0, Venezia Avellino 1-0 e ovviamente alla fine della trasmissione vi informeremo sui marcatori e sui cambiamenti della classifica. A Udinese ancora avanti, la Roma però chiude bene e può ripartire. Va bene, quindi abbiamo detto oggi ha segnato Puskas, ha segnato Litteri, ha segnato Kragl, quindi insomma giornata di Di bomber. attaccanti, giornata di bomber, ma non ci dimentichiamo di chi fa il lavoro È sporco, uscito non ci Berami, Marco. dimentichiamo, sì, appunto, non ci dimentichiamo di Berami, non ci dimentichiamo dei mediani che corrono, appunto, Beh, insomma, ho perso pure sta partita, Marco. Ligabue li ricorda. Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici. Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano, ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto. Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate. E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna. Senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni, una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, ma lo spunto della punta né del dieci, che peccato. Ce n'hai, stai lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai, stai. Tonight.
15:33 torniamo in onda su Radio Roma Futura. Che è successo? Che è successo nel frattempo? C'è stato il gol della Roma con Cengiz Under, sempre ma, lui. Scusa, no, intanto vorrei sapere la pronuncia del nome. Aspetta un attimo. Tra un po' te la dico esattamente. Sì. Il gol della Roma al 70esimo, ancora con il talento turco che viene da 4 gol di fila in pratica. Sì, non, veramente non ti può nascondere niente. No. E quindi la Roma passa in vantaggio. Questo è un gol importantissimo. Ora non ci devono essere cali di concentrazione. E intanto ci sono state due sostituzioni, non vi dico quelle dell'Udinese perché non ce ne frega niente. No, sto scherzando, è uscito Berami, è entrato Jankto per la Roma, è entrato Perotti e Strootman, sono usciti Daniele DDR, Daniele De Rossi e Del Charawi. Bene, quindi gol, è stata una bella sventola di sinistro. Sventola, tiro molto potente, tu volevi... Ha fatto lo stesso movimento del gol. Tu volevi la pronuncia. Eccola qua. Ah, è venuto lui personalmente. Te la rimetto, Marco. Cengiz è molto in turco, molto bello. Vabbè, basta. Io adesso la muto, te la metto un'altra volta. abbiamo capito. Ma oltre anche al gol della Roma, c'è anche un altro aggiornamento dalla Serie B, una Serie B che è stata inaspettatamente povera di gol in questa ripresa. Povera di cash ma ricca di rap. E appunto in settimana. Salutiamo Gemide se ci segue sempre. Immagino di no. Comunque in settimana è stato decisivo Asensio per il Real Madrid. 4-1 è finita. Praticamente 2 assist per il 2-1 e il 3-1. Oggi è decisivo Asensio dell'Avellino. Eccoci qua. Che segna il pareggio contro il Venezia. Quindi Avellino di Novellino che... Però attenzione, pareggio, c'è un'occasione pericolosa per il Venezia. Mi segnalano dalla regia. Vediamo come c'è il 2-1 del Venezia. Lampo. C'è il 2-1 del Venezia. Pareggio Lampo. Vabbè, Lampo mica tanto. Asensio ha segnato al 73esimo. Qua siamo al 79esimo inoltrato. Vabbè, quindi però comunque una reazione. Sì, una reazione di carattere. Andiamo a vedere il marcatore che è... ancora non ci arriva, però appena insomma ce lo comunicheranno sarete veramente i primi a saperlo. Comunicarvi le cose è la ragione della mia vita in questo momento. Domizzi ha segnato. Domizzi. Qua sta succedendo qualcosa di strano. È Maurizio successo qualcosa Domizzi. Di strano. Maurizio Domizzi, adesso metto il live per vedere come ha segnato. Nessuno mi ferma da vedere segna il gol di Maurizio il Domizzi. Venezia per il vantaggio e segna proprio uno dei giocatori più esperti della squadra di Francesco Filippo Totti. Inzaghi e segna Maurizio Domizzi. E quindi Venezia che si riporta avanti. Ricordiamo Domizzi, l'avevamo citato qualche giornata fa perché aveva tagliato il traguardo delle 500 presenze. L'avevamo anche tu, l'avevi anche preso in giro per la sua età, ma ti ha... No, comunque, io non l'ho preso in giro per la comunque, sua età. Allora, ti ha comunque dimostrato che l'abito non fa il monaco. Sì, io guarda... Che non si giudica un libro dalla copertina. Certo. Alcune, tra l'altro è quello che dico... Esatto. Infatti quello che dico sempre io, alcune vecchie non sono da buttare. Vabbè, questo sono veramente potevi evitartelo. Io mi dissocio. Ci dissociamo veramente. Io no, non mi dissocio da tutto ciò. E no, appunto, quindi risultato molto molto importante del Venezia che dunque torna subito di nuovo avanti con Domizzi. E adesso vediamo l'Avellino altri 10-12 minuti più recupero. Meno di 10 minuti perché siamo all'82esimo. Vediamo un po' se cosa riuscirà a fare. Tra l'altro, Marco, non sottovalutare Maurizio Domizzi che ha annovera presenze anche in Champions League col Napoli, certo. No, con l'Udinese. Con l'Udinese 2012-2013, Marco, mi cadi no, sul forse in Europa League. No, penso fossero i preliminari di Champions, forse quelli con l'Arsenal, col Braga.
Ma io sarei convinto anche col Napoli. No, col Napoli niente. No, col Napoli non penso. Forse in Europa League col Napoli. No. Vabbè, comunque. Non, che, non mi risulta. Marco, che ne pensi do mago Mike Oswald? Vabbè, appunto. Sì, abbiamo... Intanto il Barcellona è passato in vantaggio con l'Eibar. Vediamo il marcatore. Un giocatore che non segna mai, Luis Suarez. Ecco qua, ah, 1-0. Sì. Assist di Lionel Messi. Bene, quindi insomma anche... 2-0 dell'Everkusen sull'Amburgo per i nostri scommettitori. Ha segnato Havertz, nome da comunque persona che ha avuto i suoi precedenti nella Gestapo. Havertz. Adesso andremo a vedere... ci dissociamo. Ci dissociamo. No, è tedesco comunque. Che anche molto giovane. Sì, sì, sì. E... bene, quindi ecco, siamo arrivati un po' nei minuti finali. Matteo, ci riassumi un po' i risultati? Sì, ma io mi sono stufato di fare tutto io in questo... Ma non penso. Intanto già che è stato ammonito per eccesso di foga. Anche Perez è stato ammonito per eccesso di foga. Per eccesso di foga? Sì. Cosa ha fatto? Ha palleggiato troppo sulla testa? Va bene, leggici i risultati. Cesena Cittadella 0-1, Empoli Parma 3-0, Entella Pescara 0-0, Foggia Carpi 3-0, Novara Spezia 1-1, Perugia Palermo 0-0, Salernitana Provercelli 0-0, Venezia Avellino 2-1. Bene, intanto Marco, ti ricordi Loran nel campionato algerino? Cosa fa? È 3-1 col Balabes. Ma davvero? Sì. Ma davvero? Sì. Le reti sono state di Bentiba e Masuri, se ti interessa. Vabbè, mi interessava anche questo. Adesso siamo nella parte finale di tutte le partite. In Serie B siamo più o meno all'85esimo. Cesena Cittadella è un po' indietro, siamo all'81esimo. In Germania siamo più o meno al 50esimo. Anche a Udine siamo all'82esimo. Quindi stanno finendo un po' tutte le partite adesso. Ti dispiace? Sì, beh, comunque è sempre un po' triste quando finiscono le partite. E... vediamo un po' se cambierà qualche risultato. Però è una Serie B che è stata povera di gol in questo secondo tempo. Non me l'aspettavo, te che dici? Beh, ma diciamo la Serie B è sempre molto, molto incostante per quanto riguarda le reti segnate. Ci sono dei turni in cui assistiamo a goleade e altri turni in cui invece i gol tardano ad arrivare. Ma non definirei questa giornata povera di gol, perché abbiamo tre gol a Nel Foggia. Secondo tempo Nel secondo tempo, sì, ma io sono sicuro che la Serie B ci regalerà sorprese in questi ultimi minuti. Nostradamus anche si è bloccato il computer. Spesso, vabbè, l'Ubuntu. Però vabbè, non è che te la puoi prendere ogni cosa. Cioè, le scie chimiche. Che cosa c'entra? No, vabbè, nel senso è così, un po' di complottismo in generale. Io mi dissocio comunque questa volta. Vabbè, questa volta ti dissoci te, facciamo una volta a testa. Intanto qua, bella parata di Allison che ha respinto. Intanto...